Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. I Magnifici Saints, girl, marching in. Yes, I want to be in that number. I with the saints, girl, marching in. È possibile, secondo voi, fare la rivoluzione tenendo una tromba in mano e suonandola per oltre 60 anni? Sembra incredibile, vero? Eppure questo è proprio quello che è stato capace di fare Louis Armstrong. Il grande Satchmo, come lo chiamavano tutti per via di quelle labbra gigantesche che trasformavano la sua bocca in un satchel mouth, un borsello. Il mitico trombettista, stravagante interprete e personalità fuori dagli schemi è proprio questo, un rivoluzionario. A lui vanno così tanti meriti nell'evoluzione della musica contemporanea che oggi, ai Magnifici Destini, abbiamo deciso di dedicargli una puntata che sarà un vero e proprio viaggio nell'innovazione. Il suono di questa cornetta è assolutamente unico, uno swing irripetibile, una tecnica senza paragoni. E lui, non ci sono dubbi, il grande Louis Armstrong, inconfondibile. C'è una ragione per cui suona così e va ricercata nei primi anni della sua vita. Il luogo dove parte la nostra storia è New Orleans. Considerata la più importante città della Louisiana, si affaccia sul Golfo del Messico e deve il suo nome a Filippo II di Orléans, principe di Francia. Chi la conosce bene dice che basta girare un'ora per le sue strade per avvertire prepotentemente il sapore particolare che la contraddistingue. Un sapore che è francese e americano allo stesso tempo e che è soprattutto nero, in quanto questo luogo ospita per primo i neri provenienti dal Senegal. In questo contesto così ricco di culture contrastanti, alla fine dell'Ottocento, nasce una nuova forma musicale, diversa da tutto quanto esiste precedentemente, il ragtime. Il critico musicale americano Rupert Hughes, in un suo trattato del 1899, lo descrive così. I neri chiamano ragging il loro modo di danzare, battendo i piedi. La danza è accompagnata con il battito delle mani. Nella musica ragtime le figurazioni del banjo sono molto evidenti. E la divisione di una delle battute in due note brevi si può far risalire proprio al battito delle mani. Questa nuova musica è troppo coinvolgente. Anche se si ha la pelle bianca, non si può non amarla. Anche i musicisti bianchi cominciano a suonare il reggae, ma lo chiamano Dixieland. Le varie contaminazioni afroamericane, ragtime, Dixieland e swing, portano alla nascita di un genere musicale fra i più amati al mondo. Il jazz. C'è una tradizione a New Orleans in quegli anni che influenza moltissimo l'evoluzione musicale. I cortei dei funerali dei neri vengono accompagnati sempre da una banda che suona marce funebri al seguito del feretro. Ma al ritorno dal cimitero, i parenti e gli amici vengono allietati da un'orchestrina spesso improvvisata chiamata Second Line, che suona invece allegra musica jazz. Queste Second Line si creano pian piano un repertorio e iniziano a esibirsi per le strade nei locali malfamati di Storyville, il quartiere a luci rosse di New Orleans. E indovinate chi nasce qui all'inizio del secolo? Proprio lui, il nostro Louis Armstrong. Ogni volta che chiudo gli occhi per soffiare nella mia tromba, guardo nel cuore della buona vecchia New Orleans. Mi ha dato qualcosa per cui vivere.
Storyville, nata per limitare la prostituzione in un'unica area della città, prende il nome da Sidney Story, assessore di New Orleans, il quale regolamenta il distretto sul modello dei quartieri a luci rosse legalizzati dai governi dei paesi del nord. Storyville viene chiusa durante la Prima Guerra Mondiale, ma quando nasce Lewis nel 1901 è nel pieno del suo sviluppo. Il padre del ragazzo è inesistente. La madre si prostituisce e, come per tutti i bambini del quartiere, anche per lui la strada è la sua casa. E arrangiarsi è l'unico stile di vita che conosce. Mentre raccoglie carta straccia e giornali vecchi per le strade per poi portarli al macero dove gli danno in cambio pochi spiccioli, il piccolo Lewis non si immagina certo che un giorno, molti anni più avanti, quello stesso quartiere sarà intitolato al suo nome. La sua mente è tutta concentrata sulla musica, che sente dappertutto per le strade. Ascoltavo tutti i pionieri del jazz nero: Alphonse Picou, Chiori, Jelly Roll Morton, ma il mio favorito era Joe King Oliver. Quando lo sentii per la prima volta pensai: questo è il mio mito. Lewis suona già la cornetta piuttosto bene. Ha imparato al riformatorio, il New Orleans Home for Colored Waves, dove finisce a soli 12 anni per avere sparato in aria con la pistola del patrigno alla vigilia del nuovo anno. Il riformatorio ha una piccola banda il cui direttore gli mette tra le mani uno strumento logoro, mezzo rotto, ma pur sempre uno strumento, che gli fa conoscere un mondo nuovo. Lewis sta soffiando dentro quella cornetta. Quelle misere note che riesce a produrre sono per lui l'anticamera di una nuova vita che gli si apre di fronte. E poi il destino, un magnifico destino, lo fa incontrare proprio con il suo mito, il re delle band di New Orleans, King Oliver. Sognavo ad occhi aperti di poter diventare un giorno come lui. Mai mi sarei immaginato che avrei proprio iniziato con lui. Sono convinto che se non fosse stato per Papa Joe, come iniziai a chiamarlo io, il jazz non sarebbe stato quello di oggi. Nessuno a New Orleans è come King Oliver in quegli anni. Le sue incredibili doti di musicista autodidatta lo trasformano da povero ragazzino nero in un vero re, il re del jazz. Suona nella band più famosa della città, quella di Kid Ory. La sua inventiva è unica. Usa un piattino o un cappello sulla campana della cornetta per modificare il suono, dando origine alla tecnica della sordina. Ha un fiato potentissimo, tanto che negli ambienti dei musicisti neri si dice che sia in grado di distruggere per sempre una cornetta se ci soffia dentro con tutta la sua forza. È il direttore del riformatorio che fa conoscere Lewis al grande King Oliver. Ha capito che quel ragazzino ha delle doti incredibili. E chi meglio di Oliver, il re delle band di New Orleans, può aiutare quel piccolo portento che praticamente non ha famiglia? E in effetti è così. Joe Oliver non ha esitazioni, è convinto. Lewis è un baciato dal Signore, è lui che lo ha messo sulla sua strada. Ero poco più che un teenager. Ero uscito dal riformatorio e suonavo nelle piccole band del quartiere, la Second Line, quando conobbi Papa Joe. Facevo qualche lavoretto per sua moglie, tipo la spesa, un po' di giardinaggio, e in cambio Papa Joe mi dava lezioni di musica. Ci pensate? Lezioni da King Oliver! Beh, con un maestro così e una dote naturale come quella che si ritrova Lewis, il risultato non può che essere strabiliante. Dalle lezioni a suonare nella band di Kid Ory con King Oliver, il passo è breve per Lewis, così come lo è trasferirsi a Chicago quando Oliver crea la sua Creole Jazz Band, nella città più movimentata d'America. Papa Joe mi chiamò come seconda tromba nella sua nuova band a Chicago. Fui sorpreso ma anche contentissimo. Andare a Chicago fu un'emozione incredibile. Era la città del crimine. Io arrivavo dai tranquilli battelli sul Mississippi di New Orleans. Ci pensate? Eh sì, non deve essere stato certo un trasferimento qualsiasi per il giovane Lewis. È il 1922 e Chicago è la città del crimine, la città di Al Capone. Ma è anche una città che pullula di neri che trovano lavoro e guadagnano, quindi che hanno dei soldi e tempo per il divertimento. Le band nere spopolano, ma non c'è nessuna che stia alla pari con la Creole Jazz Band di King Oliver. Il suo giovane trombettista Louis Armstrong è troppo forte.
pensare che appena arriva a Chicago e sente suonare la Creole Jazz Band, Lewis vuole tornarsene a casa. Ha la sensazione di non essere abbastanza bravo e in più Papa Joe lo mette nelle retrovie in seconda fila. Ecco, lo diceva lui che non era all'altezza, ma non sa quanto si sbaglia. In realtà Oliver lo deve tenere dietro agli altri perché suona talmente forte che si rischia di sentire solo lui. Se lo ricorda bene, Bud Freeman, il sassofonista. Lewis suonava come un dannato. Era più squillante degli altri. Faceva la seconda voce, era assolutamente perfetto. E riusciva ad anticipare quello che stava per suonare King Oliver. E allora Oliver si metteva un fazzoletto sulla tromba e suonava alla cieca, per vedere se Lewis riusciva a stargli dietro lo stesso. E quello ci riusciva alla grande. Papa Joe scherzava sempre con me. Ma è stato lui ad insegnarmi tutto. E poi ha iniziato a farmi fare gli assoli. Questa era una grande novità per l'epoca. L'innovazione, quella spinta a fare sempre di più, a non sottostare alle regole del momento, è una costante nella carriera così lunga e strabiliante del grande Lewis Armstrong. Ed ecco che fa qui la sua prima apparizione, qui dove il magnifico destino che trova la sua strada, Joe King Oliver, intuisce il suo genio incredibile. Non per niente lo chiamano King, il re. Oliver ha una capacità incredibile sul piano musicale, ma è anche un grande uomo e comprende subito che Lewis non è solamente un favoloso trombettista, è molto di più. È uno showman, un uomo pieno di umanità che sa trasmettere qualcosa con quel suo sorriso accattivante. Lewis sta conquistando sempre più spazio all'interno della band di King Oliver. Ora non sta più nelle retrovie, ora è sempre davanti perché tutti lo vogliono, tutti lo acclamano. E King Oliver, da bravo re delle band di New Orleans, lo spinge sulla strada degli assoli perché Lewis è troppo bravo per suonare in mezzo agli altri. Forse non tutti se ne accorgono, ma sta nascendo un nuovo genere musicale. Per Doc Cheatham, anche lui trombettista di King Oliver, è impossibile dimenticare quei momenti. Qualunque cosa suonasse, quando partiva con il suo assolo, la gente iniziava a strillare e tu non riuscivi più a sentire quello che stava suonando. La gente urlava, semplicemente lo voleva. Se cantava poi la faccenda si faceva incontenibile. Il fatto è che una cosa così non si era mai vista negli spettacoli a Chicago. È inevitabile che a lungo andare Lewis inizi a sentirsi stretto nella band di King Oliver. Ormai è un solista. È lo stesso Papa Joe che glielo dice e alla fine, pur se a malincuore, Lewis accetta il consiglio di sua moglie, la pianista del gruppo, Lil Hardin. Lascia il grande Papa Joe per camminare finalmente con le proprie gambe. Il loro è un saluto amichevole, ma molto commosso. Lewis gli deve tutto, ma ha solo 24 anni e tutta la vita davanti. E ora ci dobbiamo trasferire alla Roseland Ballroom di New York, facendo un salto spazio-temporale di alcuni mesi e di un po' di chilometri. Qui sta accadendo un fatto strabiliante. La Roseland Ballroom, che si trova nella 51esima strada, è infatti una sala da ballo definita in maniera chiara solo per i bianchi. Ma in questa sala sta suonando e cantando un nero che non solo domina la scena con le sue incredibili doti musicali e canore, ma sta per giunta intrattenendo il pubblico presente raccontando aneddoti della vita dei neri di New Orleans. Eh sì, è proprio lui, Lewis Armstrong. Ma la cosa più incredibile è chi lo sta ascoltando divertito in sala. Duke Ellington e tutta la sua band si stanno godendo lo spettacolo di Lewis Armstrong. Quello sì che è un giovane davvero in gamba, sta pensando il Duca. Suona in maniera divina, canta come nessuno, ma è la sua persona che è davvero incredibile. Emana una straripante umanità, una forza dolce che affascina, ti trasporta. Non puoi fare a meno di volergli bene, e questo lo pensano tutti in città. Tutti quelli che hanno la fortuna di vederlo dal vivo, perfino quei trombettisti che cercano disperatamente di copiarlo, sciupandosi malamente le labbra e senza minimamente riuscirci, perché come lui non suona nessuno. Con
Come lui non canta nessuno e nemmeno sorride nessuno. Louis Armstrong è ormai una celebrità. Tutti lo acclamano, i suoi dischi vanno a ruba. Ma il suo spirito innovatore, quello che gli ha trasmesso Joe King Oliver, non trova riposo. È sempre alla ricerca di qualcosa che sappia stupire, di un elemento nuovo, qualcosa che non esisteva prima. E sa cogliere le opportunità che la vita gli presenta. Come quella volta che sta per registrare un brano e gli cade il foglio con le parole. Il suo sassofonista Bud Freeman è presente e ricorda così l'accaduto. Cantava in maniera meravigliosa. Era quello che noi chiamiamo un cantante scat. Lui è stato il primo a fare questo. Un giorno succede che stiamo registrando un pezzo e lui tiene in mano il foglio con le parole, non le sapeva a memoria. Il foglio gli cade e lui non vuole rovinare la registrazione. E allora incomincia a cantare ribap-ti-bap, sai, lo scat. Non è vero, come dice Bud Freeman, che Louis Armstrong è il primo a cantare lo scat. Si tratta di una pratica abbastanza usata dai neri di New Orleans. Quello che è vero è che Louis è il primo a portare questa tecnica a Chicago, dove spopola letteralmente. Ed è anche vero che la canzone che viene universalmente riconosciuta come il fondamento del moderno scat è proprio di Louis Armstrong e della sua nuova band, gli Hot Five. Il grande successo, Heebie Jeebies. I magnifici destini. I can't give you anything but love. Baby, that's the only thing I've plenty of. Baby. Inconfondibile il suono della sua tromba, inarrivabili le sonorità della sua voce roca. Oggi il protagonista dei Magnifici Destini è un grandissimo innovatore della musica mondiale, Louis Armstrong. Musicista, cantante, intrattenitore eccelso, ma soprattutto uomo amatissimo dal pubblico di tutto il mondo per almeno 5 decenni, Armstrong porta nella sua lunghissima carriera una serie incredibile di innovazioni. Sotto la guida del suo primo mentore, il mitico Joe King Oliver, che lo prende a suonare con sé nella sua band di New Orleans, Louis si forma una personalità talmente forte da creare un nuovo stile musicale. Nell'era delle band che suonano sulle navi mentre solcano lente e maestose il Mississippi, lui è un solista. La sua cornetta si stacca dal gruppo e la sua voce rauca diventa una caratteristica unica e impossibile da copiare. Louis Armstrong è oramai una stella, ma nonostante questo ha fatto tutto da solo. Non ha un agente, qualcuno che lo aiuti, che diriga le sue scelte. Ma poi fa un incontro interessante. È una sera come tante, ci troviamo al Sunset Café di Chicago. Louis ci ha già suonato alcune volte con la sua band, ma stasera ad ascoltarlo c'è niente meno che Al Capone. Il boss della malavita ci capita spesso al Sunset Café, perché il proprietario è un certo Joe Glazer, che si dice sia un suo socio in affari, affari piuttosto loschi ovviamente. Beh, insomma, a Louis non interessa. Lui è un musicista e queste cose non lo toccano. Ma quando quel Joe Glazer gli propone di diventare il suo agente, intuisce che può essere la svolta della sua carriera e accetta. Io non mi sono mai occupato dei fatti di Joe. Non lo so se aveva a che fare con Al Capone o con altri, so solo che a me voleva bene, me ne ha voluto. E con lui mi si sono aperte le porte di Hollywood e ho potuto lavorare in film dove i neri non erano ammessi assolutamente a quei tempi. Con Glazer, Louis Armstrong scopre una nuova professione, quella di attore. Nella sua vita realizzerà più di 30 film e anche in questo campo riesce a dimostrare una capacità di innovatore unica. È lui il primo artista nero a entrare nel cast di importanti film di Hollywood. Un suo grande amico, il cantante Tony Bennett, ricorda quanto fosse bravo. Louis era un attore eccezionale, ma a quel tempo c'era ancora quella follia dei bianchi e dei neri.
semplicemente non si usavano attori neri nei grandi film. Ma lui salvava i film scadenti. Quando compariva sullo schermo, tutto il pubblico diceva: «Guarda, c'è Louis Armstrong!» E il film si risollevava all'istante. Lui era davvero un grande attore. Ma allora non era ancora calcolato come un attore. Eppure ci sono alcune sue performance cinematografiche che sono entrate nella storia. It's so nice to be back home where I belong. You are looking swell, Manny. I can tell, Danny. You're still glowing, you're still growing, you're still... Hello Dolly, con Barbara Streisand, per esempio, ha un successo strabiliante. Quasi quanto la canzone omonima che Lewis registra ben 5 anni prima e che vince il Grammy Award come canzone dell'anno e come Best Vocal Performance. Una canzone in grado di sradicare nel 1964 la supremazia incondizionata dei Beatles nelle classifiche di tutto il mondo, facendo di Louis Armstrong l'artista più anziano ad avere una canzone al primo posto delle classifiche americane. Ma lo spirito innovatore di Louis Armstrong va ancora oltre. Quella voglia di trovare sempre qualcosa di nuovo, di stupire gli altri, ma prima di tutti se stesso, non lo abbandona mai. Ed è grazie a un altro magnifico destino che la vita gli pone sulla strada che Lewis ha di nuovo l'opportunità di lasciare un segno indelebile nella storia della musica moderna. Ascoltiamo insieme questa voce. Ella, la tua voce è di quelle che non si possono confondere. Ella Fitzgerald è considerata da molti critici la voce più bella e perfetta nella storia della musica. È lei il secondo magnifico destino nella vita di Louis Armstrong. I due si incontrano per la prima volta nella sede della Decca, la loro casa discografica, verso la fine degli anni 40. Lewis è nel pieno della sua carriera, ella ha una 20 anni e anche lei canta lo scat, anzi, lei è una vera maestra di questa tecnica. Immaginiamo che le vite e le carriere di questi due grandi interpreti procedano ciascuna per conto proprio, ma che Louis Armstrong abbia sempre in mente questa grandissima interprete, questa donna incredibile che con la sua voce incanta tutto il mondo. Sappiamo che lo spirito innovatore del grande Satchmo ha in mente di realizzare qualcosa con quella che senta essere la sua alter ego al femminile. E arriviamo al 1956, anno in cui finalmente il magnifico destino si compie. C'è chi si diverte molto a ricordarlo, come la cantante swing Norma Miller. Ella fece un album con Louis Armstrong. Nella foto in copertina sono seduti uno a fianco dell'altra, da bravi vecchi amici. Ma lui, con quelle calzette bianche arrotolate sulle caviglie, è orribile. E il fazzoletto sulla tromba. Dai, Pops, puoi fare di meglio. Ma i due insieme erano semplicemente fantastici. Pops, un altro soprannome con cui la gente chiama Armstrong, di certo non brilla per il look nella foto con ella. Lo scatto di Phil Stern ci mostra il re e la regina del jazz seduti su due sedie pieghevoli, vestiti con semplici abiti e in posa naturale. Ma quel disco è una pietra miliare nella storia della musica perché è un caposaldo nella letteratura dei duetti. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. La formula che i due giganti del jazz utilizzano è talmente vincente da poter affermare che diano inizio a una tendenza, quella del duetto, impiegata da quel momento in avanti non solo nel jazz, ma in ogni forma musicale con grande successo.
L'album Ella and Lewis spopola e diventa immediatamente una hit, tanto che l'anno dopo viene duplicato con Ella and Lewis Again e con Porgy and Bess, una selezione di canzoni tratte dall'opera di George e Ira Gershwin. Bess, you is my woman now. You is. And you must laugh and sing and dance. For two, instead of one. Con lui non sembrava una sessione di registrazione. Lui arrivava ed era sempre come se dovessimo solo chiacchierare. Poi io ero sempre sottosopra perché mi affascinava così tanto vederlo suonare e cantare. E poi era proprio la persona che ti colpiva, perché aveva quel sorriso e quel modo di fare così amabile. Star shining bright above you. Ascoltarli insieme è semplicemente meraviglioso. Anche quando parlano, sembrano cantare. I see trees of green. Red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Qualcuno ascoltando questa canzone ha detto: what a wonderful man. Che uomo meraviglioso. Eh sì, è questo l'effetto che Lewis Armstrong fa alle persone. Amare la sua voce roca inconfondibile, lasciarsi trascinare dalle note della sua tromba, sorridere guardando il suo sorriso, viene proprio naturale. Oggi i Magnifici Destini dedica a lui la sua puntata, a un personaggio che non è solo un grandissimo interprete, un musicista unico, un attore fantastico, ma anche e soprattutto un grande innovatore. Grazie agli incontri che la vita gli pone sulla strada, grazie ad alcuni magnifici destini che influenzano in maniera determinante la sua carriera, Lewis Armstrong diventa un punto di riferimento nell'evoluzione della musica mondiale. Grazie al suo mentore Joe King Oliver, Satchmo crea una nuova figura musicale che si contrappone alle band dell'epoca, diventando un solista e un virtuoso della cornetta e poi della tromba. E grazie all'incontro con la mitica Ella Fitzgerald sul finire degli anni 50, realizza una serie di duetti che passano alla storia e diventano un punto cardine di riferimento per un genere che da allora in avanti diventa una vera e propria moda. Lewis Armstrong ama andare avanti, cambiare, rinnovarsi. Per questo sa cogliere ogni novità con grande anticipo. E quando negli anni 30 arriva l'invenzione del ribbon microphone, il microfono a nastro, lui è il primo a farne uso. Studiato appositamente per riprodurre in maniera perfetta la voce umana, senza sbavature metalliche, in maniera morbida, questo microfono diventa il partner di Lewis, che inizia a cantare in maniera più intima. Ricordiamo che questi sono ancora gli anni di Al Jolson, dello stile vaudeville e delle canzoni recitate a voce alta per raggiungere le poltrone delle ultime file nei teatri. Lewis inventa un nuovo genere anche qui. Usa la sua voce in maniera intima, accarezza chi lo ascolta con la delicatezza di un suono vellutato. Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on.
Ci troviamo al Sunset Café di Chicago. È qui che si esibisce Louis Armstrong. L'anno è il 1931. Un giovane cantante lo sta ascoltando e ne è impressionato. Lui, Al Jolson, lo ha sentito cantare dal vivo e la differenza con Armstrong è abissale. Il grande Satchmo fa emergere dal profondo del suo cuore quello che canta, esprime dei sentimenti, fa letteralmente venire la pelle d'oca. E questo giovane decide che vuole cantare come lui. C'è una canzone in particolare che lo convince. Si intitola Lazy River. Out the lazy river where the robin song, two bright lights as we stroll along, blue skies up above, the one I love. Out the lazy river, how happy we will be, mama, yeah. Yes, I'm lazy. Satchmo sta fraseggiando per suo conto, ignora quasi la melodia della canzone e infine parte con una serie di parole senza senso, il suo scat. Il giovane cantante è semplicemente estasiato e da quel momento la sua vita e il suo modo di cantare non saranno mai più gli stessi. Il suo nome è Bing Crosby. Io e Bing ci conoscemmo all'inizio degli anni 30 e diventammo subito amici. Lui ha sempre detto che sono stato io a insegnargli a cantare, ma lui era un grandissimo cantante e facemmo quasi subito un film insieme, Pennies from Heaven. Lui cantava quella canzone bellissima e aveva una voce che era una melodia. A long time ago, a million years BC, the best things in life were absolutely free, but no one appreciated a sky that was always blue, and no one congratulated a moon that was always new. Lewis e Bing diventano grandi amici. Suonano insieme e poi passano il resto della serata in giro. Satchmo non beve, ma Bing invece sì, e anche parecchio. Non è raro trovarlo al mattino sotto qualche tavolo del Sunset Café a smaltire la sbornia. Volete sapere se era difficile lavorare con Bing? No, lavorarci no affatto. Ma beveva come una spugna e poi non si sapeva dove fosse. Trovarlo era un problema. L'influenza di Louis Armstrong su Bing Crosby è totale. Da lui impara lo scat, che non è una tecnica specifica dei cantanti bianchi. Da lui apprende come sussurrare nel microfono, trasformandolo in qualcuno a cui raccontare i propri segreti. Da lui soprattutto impara a cantare il jazz. Now you has Mr. Barrett-Deans. Listen to, well, you know who. Le loro collaborazioni si susseguono per anni. Lewis è con Bing nel suo film di maggior successo, High Society. I loro duetti sono famosissimi, come Gone Fishing. I tell you why I can't find you. Every time I go out to your place, you gone fishing. Ah, you know. But there's a sign upon your door. Uh-huh. Gone fishing. I'm real gone, man. You ain't working anymore. Could be. Certo. Bing Crosby ha la fortuna di conoscere Louis Armstrong, di essere suo amico e di imparare di persona da lui. Ma di certo non è il solo ad apprendere la grande lezione di Satchmo. Sono infiniti gli artisti che gli devono qualcosa, forse chiunque faccia musica dopo di lui. La sua è una rivoluzione con la sordina, come sottolinea il critico musicale e trombettista Lester Bowie. Il vero rivoluzionario va in giro per le piazze agitando il suo fucile e la polizia lo arresta. Ma la polizia non si preoccupa di un rivoluzionario con il sorriso. Lewis è stato quel tipo di rivoluzionario, uno vero. Lui ha rivoluzionato il mondo della musica, l'idea stessa di chi fosse veramente un musicista. L'ultimo regalo di Lewis Armstrong al mondo è una canzone stupenda. We Have All the Time in the World, composta da John Barry nel 1969 per il film Agente 007 al servizio di Sua Maestà. Considerata forse la più bella colonna sonora di tutti i film di James Bond, questa di John Barry ha il primato di una collaborazione così importante. Lewis Armstrong è già molto malato, eppure la registra in una sola sessione, perfetto come sempre. È l'ultimo lavoro del grandissimo Satchmo, che muore 2 anni dopo per un attacco di cuore. Ed è incredibile pensare che il titolo della canzone quasi fosse un messaggio di speranza da parte di Lewis Armstrong, significhi invece
abbiamo tutto il tempo del mondo.